Cari amici, bentrovati. Questa è la prima puntata, dei preferiti del mese, ovvero risponderò a 15 domande, domande che posso anche aggiungere, quindi possono anche cambiare, appunto dette dei preferiti del mese, che ne so, l'oggetto del mese, il film del mese, eccetera, eccetera. Ma iniziamo subito. Il libro del mese. Allora, questo libro in realtà non l'ho letto in questo mese, ma un paio di mesi fa, però l'ho voluto rileggere e ripetere e rivedere alcuni passaggi perché mi ha colpito davvero tanto. Una storia tragica, ma allo stesso tempo romantica, ed è il romanzo del giapponese Takuji Ichikawa, ovvero Quando cadrà la pioggia tornerò. È la storia di un padre e di un figlio che vivono insieme e la madre è morta. Però prima di morire lei espresse un desiderio che era proprio quello che racchiude il titolo del romanzo. Quando cadrà la pioggia tornerò, ovvero quando inizierà la stagione delle piogge io ritornerò. E ciò avviene. Incredibile, ma vero? In carne ed ossa, una donna uguale alla madre defunta l'anno scorso appare e va a vivere col padre e col figlio. E questo porterà il padre, da un lato, a rinnamorarsi e quindi a superare quella perdita che lo aveva completamente distrutto, e dall'altro, il figlio a rivedere alla madre. E poi si scoprirà come questa donna sia ritornata in vita ed è questo il bello. Non bisogna lasciarsi, come dire, trascinare dalla logica umana. Questo è un romanzo, secondo me, per chi non legge autori giapponesi, può racchiudere il loro modo, il loro punto di vista dell'amore, del romanticismo, come loro vedono l'amore, e noterete che in tutti gli autori giapponesi c'è sempre una traccia di magia, in tutte le storie c'è sempre una magia. E questo, secondo me, è un interessantissimo, romanticissimo e anche triste romanzo. Sull'amore visto in maniera giapponese, quindi ve lo straconsiglio. Il film del mese. Il film del mese è stato un divertente film che ho visto ed è Bikind Rewind, ovvero tradotto in italiano Gli Acchiappa Film, della regia di Michael Gondry con Jack Black, Mos Def, Danny Glover, il grandissimo protagonista di Arma Letale, Mia Farrow e Melanie Diaz del 2007, Stati Uniti 2007. È un film particolare. Intanto è bello perché è ambientato in una videoteca, ma non una videoteca con i DVD, una videoteca proprio con le vecchie cassette che nella nostra infanzia con le quali la nostra infanzia abbiamo convissuto piacevolmente. Io ricordo di aver visto Aladdin, di aver visto Il Re Leone, gli Aristogatti in videocassetta, quindi pensate quanto sono vecchio. Ed è straordinaria la storia, perché che cosa accade? I protagonisti Jerry e Mike sono amici fin dall'infanzia. Jerry fa il meccanico a due passi dal negozio della videoteca e vive in un camper. È un ragazzo un po' strano, non ritardato, ma diciamo abbastanza anche intelligente, ma si mette sempre nei guai. Però abita in un camper vicino a una centrale elettrica, quindi è pieno di radiazioni nocive. E allora che cosa succede? Mike sostituisce il principale, interpretato da Danny Glover, della videoteca. E quando appunto dove si affittano delle videocassette, no, dove noleggiano videocassette, e Danny Glover, che è il proprietario, è un appassionato fan di un musicista jazz che si dice sia vissuto in quella casa, ovvero Fats Waller. E quindi che succede? Jerry
per un sfortunato incidente, smagnetizza tutte le videocassette del negozio e i due non sanno davvero come fare a rimediare e non rimane che la più strampalata e folle soluzione, ovvero quello di girare amatorialmente i film cult presenti dentro il negozio. Quindi vedremo questi due diventare e improvvisarsi registi, travestendosi da acchiappafantasmi, da Robocop, da Men in Black, insomma da tutti i film cult americani. Ed è veramente spassosissimo. Se volete passare una serata in allegria e anche vedendo delle parodie simpatiche sui film americani, ve lo straconsiglio, perché è davvero un film originale e abbastanza insolito. La canzone del mese, Five Spot After Dark, di Curtis Fuller. Questa è la canzone che dà il titolo ad un celebre romanzo di Haruki Murakami, ovvero After Dark, appunto, dal titolo di questa canzone, e da lì l'ho sentita, l'ho scoperta e l'ho amata. Allora, il cartone del mese. Ho scelto un telefilm più che un cartone, Galaxy Express 999. È un cartone, prima una serie manga, quindi dei fumetti giapponesi, e poi diventato un anime, cioè un cartone animato, creato da Leiji Matsumoto e lo stesso autore più celebre forse di Capitan Harlock. Siamo nel 2021, in un futuro altamente tecnologico, dove c'è una rete ferroviaria interstellare che si estende per tutta la galassia. E i treni spaziali fanno servizio ogni giorno e le persone hanno tutte un corpo meccanico per poter vivere di più. E questo porta all'estinzione inevitabile invece dei corpi di carne. Che cosa accade? Che una madre e un figlio poveri vengono a sapere che esiste appunto un pianeta dove potersi impiantare un corpo meccanico e loro vorrebbero appunto sostituire il loro corpo fisico in quello meccanico appunto per poter vivere di più. Però soltanto ovviamente i ricchi si possono permettere questa costosissima operazione chirurgica, i poveri sono costretti a lasciarsi morire. Il protagonista, Masai, in originale Tetsuro Oshino, purtroppo assiste all'uccisione della madre e viene salvato da una misteriosa donna che è molto simile a sua madre, dal nome Maisha. Nell'originale Maetel, dal latino mater, ovvero madre. E allora che cosa fa Maisha? Maisha gli offre un biglietto gratuito per il Galaxy Express 999 che porterà entrambi ad Andromeda e glielo regala se lui è disponibile ad accompagnarla, a farle compagnia in questo lungo, lungo, lungo viaggio. Da questo momento in poi, questa serie TV anime, ci racconterà questo esodo, questo lungo cammino di questi, due protagonisti per tutta la galassia. Più o meno la trama è sempre la stessa: si fermano in un pianeta, gli succedono dei guai, perché Masai si caccia sempre nei guai, è veramente. Credo il più sfigato protagonista anime della storia giapponese, dove mette piede combina disastri, ma non sempre per colpa sua, spesso viene rapito, spesso si perde, spesso succede un guaio dentro il treno o nel pianeta stesso, insomma, succede davvero di tutto. Io ancora sono arrivato alla 22esima puntata, quindi finora ne ho visti 22, ma vi posso dire che ha girato davvero un mare di pianeti: il pianeta meccanizzato, il pianeta della stella cometa, il pianeta libreria, il pianeta cavo, il pianeta del cavaliere nero. E la particolarità di questa serie TV è l'enorme pessimismo sull'umanità, sull'uomo, sul fatto che siamo davvero
cattivi che poche volte facciamo il bene e quelle poche volte che lo facciamo per interesse, ed è veramente un'amara, ma ahimè realistica, critica verso noi stessi. Con una certa e con una continua percezione della solitudine umana, della presenza della vita come una cosa passeggera e quindi un'assoluta presenza della morte incombente. Per quanto riguarda la serie TV del mese, assolutamente devo citare Fringe, che in totale è formata da 5 stagioni. Ho da poco visto il finale di stagione, che hanno dato su Italia 2 tutta l'ultima serie, la quinta serie, mentre le altre serie le ho viste su Italia 1. Che dire di Fringe? Fringe può ricordare a molti X-Files, un vecchio telefilm, credo degli anni 90 se non erro, o 2000, non mi sto ricordando, ed è un telefilm di fantascienza, prodotto dal 2008 al 2013 in America. Ideata, secondo voi, da chi se non da Abrams? Ormai Abrams ha le mani su tutti i telefilm e i film americani. E riguarda le vicende di questa insolita divisione dell'FBI, appunto definita Fringe, che si trova a Boston, in Massachusetts, e che opera sotto la supervisione del Dipartimento della Sicurezza Interna degli Stati Uniti. La squadra si occupa delle indagini legate alla cosiddetta Fringe, ovvero scienza di confine, la Fringe Science, è quella branchia di scienza che appunto supera la scienza e va a sbocciare nella fantascienza. Vi dico solo alcuni casi strampalati. C'è una sorta di batterio, di virus che se inalato ti crea una sorta di alien nello stomaco che ti esce poi dallo stomaco, oppure persone che vengono completamente inghiottiti dalla pelle e quindi non si vedono più i volti, insomma operano su tutti questi strani casi, oppure persone che esplodono per autocombustione, eccetera, eccetera, eccetera. Mano a mano che ci inoltriamo nelle stagioni, scopriremo che questi strani fenomeni in realtà riguardano un vero e proprio schema. Un vero e proprio schema che porterà a degli strani esseri, detti osservatori, che controllano le attività umane nel passato, nel presente e pure nel futuro. Ma questi ovviamente vengono nel futuro. E non voglio aggiungere altro per non rovinare a chi ancora non ha visto questa straordinaria serie televisiva. Credo che sia finora la più bella serie TV che abbia visto di genere fantascientifico, thriller, ma anche detective stories, perché ci sono molte indagini. Interpretata da una solare e straordinaria Anna Torv, nel ruolo di Olivia Dunham. Poi c'è Peter Bishop, interpretato da Joshua Jackson, che è il figlio di Walter Bishop, lo scienziato che è anche uno che ha causato tutti questi strani e inconcepibili esperimenti. Poi troviamo Philip Broyles, che è appunto il responsabile della sezione Fringe, Nina Sharp, Astrid Farnsworth, interpretata da Jasika Nicole, che è diciamo l'assistente di laboratorio del dottor Bishop. La caratteristica di questo telefilm è assolutamente la presenza degli universi paralleli. Si capirà più avanti che oltre al nostro mondo c'è un altro mondo alternativo, ed infatti ad un certo punto, quando Olivia conoscerà l'altra se stessa dell'universo parallelo, così come gli altri protagonisti, ad un certo punto uno si confonderà, non capirà più dove si trova. È presente molto il concetto di viaggio nel tempo. È una serie che assolutamente vi straconsiglio. Se avete visto Lost, sempre con Abrams nel mezzo, questa ve la straconsiglio. Fumetto del mese, e qui devo citarvi Kattivik.
Un fumetto italiano, o Cattivic, creato da Bonvi e da Silver. Cioè, l'ha inventato Bonvi, che poi ha ceduto a Silver, che poi ha ceduto a Giorgio Sommacal e Massimo Bonfatti. Cattivic è un ladro, ma un ladro sfortunato, perché ogni volta che tenta di rubare qualcosa viene preso a martellate, viene schiacciato da un tir, viene sfracellato al muro. Più lui, ed è geniale, veramente il genio del male, più lui architetta furti davvero complicatissimi e con i marchingegni più strani, e più la sfiga gli si versa addosso. È uno dei fumetti più divertenti creati in Italia. Purtroppo è stato interrotto nel gennaio del 2005 per problemi editoriali, perché aveva proprio una sua rivista che usciva mensilmente, e si sente molto la mancanza di Cattivic o Cattivic. Quindi io spero, non so se verrò mai ascoltato in questo video, spero che Cattivic torni in edicola, perché ci manca e ci manca tanto ridere con le sue strampalate e divertenti avventure. Se siete fan di Cattivic, mettete mi piace. Oggetto del mese, eccolo. Questo è un PK Blaster, nonché l'arma di Paperinik o Paperinik. L'ho comprata e montata settimana dopo settimana per 4-5 settimane, credo, ovvero un po' di tempo fa, quando è uscita, puntate, il ritorno di PK sul Topolino, comunque il ritorno di PK. Ecco un altro appello: ho saputo che stanno ripubblicando le storie di PK, l'originale, la prima straordinaria serie, quella la più bella e intoccabile serie. Spero che questo ritorno di PK porti gli ideatori e i responsabili a continuare le avventure di PK, perché in poche parole non è che lo stesso Paperinik, ma in una sorta di universo parallelo a quello che conosciamo. Cioè, invece di combattere con i soliti criminali di Paperopoli, Paperinik se la vede proprio con gli alieni. I più famosi sono appunto gli Evroniani, che hanno un solo scopo: distruggere e colonizzare e mettere in schiavitù la terra e creare una vera e propria colonia di spore, per poi riprodurre altri eserciti di alieni paperoidi. Lo youtuber del mese è Ana Fubuki, è una giapponese di Kyoto, che pubblica una volta al mese più o meno dei video davvero, direi, un po' strani. Si vede lei, ad esempio, che gioca ping pong in tutte le piazze, in tutte le strade, oppure lei che sta ferma con un orologio in grembo e si vede lo scorrere del tempo a velocità e tutte le macchine dietro di lei che passano veloci. Insomma, è una giapponese davvero interessante, davvero simpatica. A me fa molta simpatia, e vi consiglio di vedere i suoi video con begli effetti speciali. Il blog o sito del mese è Giappone Mon Amour. Scusate, poso la pistola. Giappone Mon Amour, creato dalla scrittrice Laura Imai Messina. Laura si è trasferita a Tokyo a 23 anni per perfezionare il giapponese che ha studiato. Nel 2011 ha creato appunto questo blog, Giappone Mon Amour. Inoltre ha da poco scritto un romanzo, Tokyo Orizzontale, che non vedo l'ora di iniziare a leggere. Devo prima comprarlo, però sicuramente leggerò. Appassionata della cultura sia alta che bassa del Sol Levante, consuma il suo tempo libero a scrivere romanzi nei caffè di Tokyo e sui treni delle tante linee che attraversano la capitale. Vive nel quartiere di Kyoigyo, non so come l'ho pronunciato, non lo voglio sapere, ed è sposata con un giapponese e vive con una cagnolina. Io vi straconsiglio questo blog perché a me piace tantissimo, adoro come scrive,
Vi straconsiglio assolutamente di visitarlo e di seguire questa brava scrittrice. Articolo del mese ho scelto questo articolo che vi linkerò nell'info box, in cui si parla di un autore italiano, ahimè, dimenticato e direi che per molti è anche sconosciuto. Sarà sicuramente per molti di voi la prima volta che lo sentirete nominare. Sto parlando di Silvio Darzo, emiliano, che ha scritto il più celebre dei suoi scritti è Casa d'Altri, pubblicato proprio poco tempo prima di morire. Purtroppo ha avuto una leucemia che lo ha portato alla tomba alla giovane età di 32 anni. Perché è interessante questo autore? Perché è un autore che lo stesso ed autorevole Montale ha definito, ad esempio il racconto Casa d'Altri, ha definito il più bel racconto breve del Novecento. Una vecchia con una terribile domanda e un prete con il suo silenzio da provare vergogna per tutte le parole del mondo. Il concetto di vita come esilio, sentimenti come e tematiche come solitudine, isolamento, diversità sono onnipresenti nei suoi scritti. È un autore veramente essenziale e profondo, dotto, molto dotto, e per questo semplice nel descriverci l'assurdità spesso che la vita è in sé. E come dice il titolo, Casa d'Altri, il mondo in un certo senso non è nostro, non è casa nostra, ma è casa d'altri. Ci viviamo da esiliati. Queste due domande successive le ho volute aggiungere io, perché appassionato di fantascienza, film di fantascienza del mese. Ho scelto I Guardiani della Galassia, che nel precedente video ho appena recensito, quindi non dirò una parola di più perché altrimenti molti di voi già si saranno stancati di sentire questo omino parlare. Un film uscito adesso nel 2014 che ancora potete vedere al cinema, della regia di James Gunn, tratto da un fumetto Marvel. E ve lo straconsiglio. Libro di fantascienza del mese. Questo lo devo prendere, ma è qui. Eccolo qua. Se non avete letto ancora nulla di questo autore, allora procuratevi questo, il ciclo delle fondazioni di Asimov. Lo metto qui perché sennò, se vado fuori dalla luce non vedete un tubo. Perché il ciclo delle fondazioni? Perché appunto è una raccolta, come potete vedere, abbastanza corposa, dei seguenti romanzi che formano il ciclo delle fondazioni, ovvero prima fondazione, fondazione impero, seconda fondazione e l'orlo della fondazione. Perché vi consiglio di leggere proprio questo ciclo delle fondazioni? Perché qui troveremo l'essenza di Asimov, un autore di fantascienza, il grande dottore, nel periodo d'oro della fantascienza. È uno dei migliori autori di fantascienza al mondo che ci siano mai stati, e quindi come non potervi consigliare questo straordinario raccolta di suoi romanzi. Ovviamente ha scritto tantissimi altri romanzi di fantascienza che vi invito assolutamente a leggere tutti, ma se ancora non lo conoscete, iniziate appunto con le fondazioni. Nessuno mi ha pagato per darvi questi consigli, sono dei miei consigli assolutamente gratuiti, quindi non percepisco alcun compenso e non ne voglio percepire perché la mia è soltanto condivisione. E personaggio del mese, assolutamente Paperino, perché è uno dei miei personaggi dei fumetti e dei cartoni preferiti. Mi rispecchia molto, sono sfortunato come lui, e come si fa a non amare Paperino? Quindi, se vi capita di vedere un cartone animato o di leggere qualche sua storia nel Topolino, pensate a me. Non ci pensate, non ci pensate. Bene, stiamo per concludere. Aforisma del mese.
Non c'è istinto pari a quello del cuore, Byron. E per concludere, foto del mese. La foto del mese è questa che vedrete qui. Eccola, vedete? Ok. Ho scelto questa foto perché appena la vidi me ne innamorai perdutamente. E purtroppo non credo di averla presa da Flickr. Se qualcuno di voi riesce a scoprire da chi è stata scattata, se non ricordo male, era in una raccolta di foto di un fotografo, forse americano o australiano, non ricordo. Ma reputo questa foto un capolavoro. Guardatela quanto è bella l'espressione di questa ragazza giapponese, com'è naturale il suo sguardo, i suoi occhi, il suo viso. Lei che si ripara con questo ombrello trasparente, bianco, lo sfondo di sembra un muro di mattoni chiaro. Ecco, questa foto per me è davvero fonte di grandi ispirazioni, è veramente bella, cioè l'ammirerei per ore, rimanendo così incantato. Bene cari amici, concludo qui il video, spero vi siate divertiti. E spero che alcuni di questi suggerimenti letterari, filmici, eccetera, vi abbiano colpito e andrete a vederli o a leggerli. Noi ci vediamo il prossimo mese con il video dei preferiti del mese. Vi auguro, come sempre, buone letture, buone visioni al cinema e in TV, ma soprattutto buona vita a tutti. Ciao amici!